Salve a tutti, questo è il primissimo unboxing del canale degli Osude Kazokuma e un Alexilian Journey, quindi sigla. Diciamo, questa idea di video va a riprendere un po' gli ultimi tre anniversari di Super Mario. Quindi quello dei 25 anni, dei 30 e adesso dei 35 con l'arrivo di Super Mario 3D All Stars. Un titolo che, ok, viene venduto a 60 euro, 60 bombe come dicono alcuni, e propone soltanto tre giochi che non sono di certo pochi perché sono tre grandi giochi in 3D. È il primissimo, tra l'altro, All Star che ha, insomma, il suo 3D. Stavo leggendo qui che praticamente addirittura tiene le colonne sonore già integrate. Quindi, vedete, vi faccio vedere. Non so se si vede, eccole qua. Il che non è assolutamente poco. E il tutto sta all'interno di una cartuccia. Quindi apriamolo. Magari apriamo le forbici. Anzi, guardate. Ho qui coltellino. Proprio per fare le cose all'americana, no? Perché noi siamo anche un pochino... No? No, vabbè. Ecco qui. Allora. Apriamo. Quello è il rumore della stampante. Prendiamo la plastica. E andiamo a vedere subito quest'altra versione. Poi vi faccio vedere le versioni, ovviamente, degli anni passati. Dove, insomma, dirò subito che quello dei 30, del 30° anniversario di Super Mario, insomma, è stata veramente un'idea campata. Ok, apriamo, non c'è praticamente nulla, nemmeno un libricino decorativo, ma abbiamo la cartuccia, come potete vedere, la cartuccina, molto carina, e tra l'altro c'è, potete vedere, una sorta di mosaico con alcuni screen dei tre Super Mario, che sono appunto Super Mario 64, Sunshine, uno dei miei preferiti, se non appunto il mio primissimo personale, e Super Mario Galaxy. Manca la Galaxy 2, tutti lo dicono, vabbè, probabilmente verrà rilasciato in digitale in futuro, non lo so, però è anche vero che tra i due è Super Mario 1 che è stato canonico in tutto e per tutto. Il 2 è arrivato solo grazie al successo dell'1. Comunque, questa praticamente è... insomma, so che è stupido appunto fare un unboxing su una custodia vuota, però infatti il video non finisce qui. Non finisce qui perché adesso andremo a vedere le altre due versioni. Andiamo a ritroso. Quindi questa è, diciamo, l'edizione All Star dei 35 anni di Super Mario, del franchise. Quindi, andando indietro, andiamo nell'era Wii U, quando uscì Super Mario Maker. Quando uscì Super Mario Maker, rilasciarono semplicemente questo amiibo dei... Vediamo, ecco qua, vediamo se mette a fuoco, ecco qua, dei 30 anni, 30° anniversario di Super Mario. Questo è praticamente l'amiibo commemorativa dei 30 anni, che io tengo ancora confezionata, ma perché? Per il semplice fatto che non l'ho mai utilizzata e poi comunque... La custodia ha il suo perché. Eccole qui. Che, come potete vedere, funziona con Super Mario Maker, perché alla fine tutto il... come si dice? Il 30° anniversario di Super Mario l'hanno praticamente basato tutto quanto su Mario Maker. E quindi quello che ci ritroviamo è semplicemente un amiibo in versione, appunto, come vedete, 8-bit, devo dire anche fatta molto bene. Vediamo se riesco a farvela vedere. Ecco qua, vedete? Cioè, è fatta comunque molto bene, molto carina. Tutta pixelosa, no? Quindi l'idea non è male, assolutamente. Però, diciamo che si sono impegnati un po' pochetto. L'ultima che andremo a vedere oggi è questa qui. Ah, ecco, questa è la mia preferita. Tra l'altro... ricordo che quando sul canale di Nintendo Italia tantissimi anni fa io feci proprio l'unboxing di questo box, che tra l'altro stanno tutti qui dentro su questo vecchissimo hard disk, che non so se magari qualcuno sa metterci mano per salvare tutti i dati, perché insomma chissà che fine hanno fatto. Contattatemi, qui c'è tutti i miei gameplay unboxing di Nintendo Italia, ma vabbè.
Andiamo ad aprirla, ve la faccio vedere perché non so se molti se la ricorderanno. Mi piace il fatto di ritornare indietro nel tempo. Comunque, 25esimo anniversario, quindi stiamo parlando di... Stiamo parlando di 10 anni fa. Super Mario All-Star, edizione per il 25esimo anniversario. Molto bella anche perché questo logo è in rilievo. Qui possiamo vedere una sorta di preview. E adesso vi faccio vedere il contenuto per chi non se lo ricordasse, magari per chi è giovane, 8-10 anni fa magari ancora non giocava. Ecco qua, e troviamo praticamente due custodie. Allora, la prima è All-Star, sempre All-Star, Super Mario All-Star, praticamente, no? È, diciamo, il babbo di quest'ultimo gioco uscito. E dentro troviamo 4 giochi di Super Mario. Praticamente, Super Mario Bros. E uno può dire, ma chi se l'aspettava? Però attenzione, non è un Super Mario Bros. Ad 8 bit, è un Super Mario Bros. Reworkato, non so se mi spiego, vedete che diciamo è stato aggiornato graficamente. E poi abbiamo Super Mario Bros. The Lost Levels e Super Mario Bros. 2, quello lì famoso dove si può giocare anche come Todd e Peach, no? Dove il gameplay non si basa sui salti, sul saltare addosso ai Goomba, ma sul prendere le cose, tipo prendere le rape, sollevare i nemici e lanciarli contro altri. Era un gameplay abbastanza innovativo. E poi Super Mario Bros. 3, famosissimo per la famosissima Tanuki Suite, dove appunto Mario può addirittura volare per i livelli. E tra l'altro c'è la modalità bonus di Mario Bros, quel famoso platform dove praticamente si è Mario o Luigi, bisogna saltare e completare i livelli, no? Non so se lo ricordate. E tra l'altro, se non sbaglio, tutti questi giochi potete trovarli all'interno della Nintendo Switch con l'abbonamento Switch Online, quindi mi raccomando, fateci un saltone. Eccolo qua, qui abbiamo il disco e ovviamente l'immancabile un tempo, perché adesso non è così scontato, manualetto illustrato a colori dove appunto uno può vedere com'è il gioco. Tra l'altro vedete la schermata di scelta, è questa qui, dei vari giochi inclusi. Poi qui mettevano sempre una sorta di libricino per sponsorizzare tutti gli altri giochi, insomma un'altra epoca, cioè siamo arrivati da questo a questo. È, diciamo, il box con il gioco, praticamente 4 canonici giochi di Super Mario. Tra l'altro bellissimo, il loghetto, bellino. Tra l'altro, diciamo, disco non è un videogioco, come dicevo, qui c'è sempre il logo del 25esimo anniversario, un'immagine veramente veramente carinissima del NES collegata a una televisione, no, a tubo catodico degli anni 80. E andiamo a vedere il contenuto. Qua praticamente non è questo il contenuto, però vi fa vedere semplicemente la storia di Super Mario. Attenzione, di Super Mario dall'85 fino al 2010, perché questo è stato l'ultimo gioco di quell'epoca, praticamente nel 2010. Quindi qua abbiamo la colonna sonora di Super Mario Bros. Ma attenzione, non ci sono soltanto le intro dei vari giochi, ma c'è addirittura una seconda parte del disco dove contiene semplicemente gli effetti sonori, quindi l'effetto sonoro del fungo, l'effetto sonoro del salto, della moneta, tutte queste cose qui. Tra l'altro, eccole qua, come non detto, vabbè, ve la faccio vedere. Vediamo, ecco qua, vedete? Le prime 10 tracce sono praticamente i brani più famosi della saga, mentre gli ultimi 10 sono semplicemente suoni, sound effects, praticamente. Vedete, c'è la moneta, c'è il One Up, Power Up, e insomma, e tutti gli altri. Questo volumetto è, secondo me, bellissimo, fatto veramente bene. Sì, sentivo il bisogno di una versione più aggiornata, magari qui dentro, però anche perché, insomma, magari con un formato più piccolo. Adesso non ve lo faccio vedere tutto perché non penso che
possa veramente. Vabbè, vedo che si vede abbastanza bene, quindi una sfogliatina veloce la facciamo. Come potete vedere, questa è tutta la, no, la cronologia, la timeline, ecco, questo è il termine più adatto, dei vari Super Mario dall'85 fino al 2010, con l'avvento, vedete qua sotto, delle varie console. Carina questa cosa, qui abbiamo praticamente i tre creatori principali di Super Mario, quindi Miyamoto, Takashi Tezuka e poi Koji Kondo, che è il creatore, il composer, diciamo, di tantissime colonne sonore Nintendo, non soltanto di Super Mario, ma anche di Zelda, per dirvi. Qui abbiamo, come potete vedere, un'immagine, una scansione di uno dei primissimi concept di Super Mario. Andiamo avanti, come vedete, eccoli qua, altri concept dei vari livelli. Questi sono tutti, diciamo, originali, il che è bellissimo vederli, perché proprio vedete come, no, si è stato utilizzato il pennarellino, bellissimo. Io queste cose le amo, veramente. Qui abbiamo, e qui abbiamo, ecco, da qui in poi abbiamo le release, no, dei vari giochi. Qui siamo nell'86, 88, 90, 92, 96, questo è il mio anno di nascita. Qui abbiamo vari concept di cosa può fare Super Mario in un mondo tridimensionale. Infatti fu questa la novità di Mario 64. Qui siamo nel 2002, Sunshine. 2006 e poi siamo 2007 con Galaxy, 9 con New Super Mario Bros. Wii e infine 2010 con Super Mario Galaxy 2, che secondo me è stato l'ultimo vero Super Mario. Non me ne vogliate, ma Odyssey è stato un po' un ritorno al passato, secondo me. Infatti Odyssey mi è piaciuto, però 3D Land e 3D World proprio assolutamente no, anche perché tutto è diventato molto più semplice. Infatti tempo fa, quando scrivevo su Nintendo Galaxy, che è una ex testata giornalistica su internet del mondo Nintendo, ne parlai di questa cosa, nel senso che 3D Land e 3D World, cioè, dai, ne hanno veramente. Cioè, 3D Land era tutto basato sulla Tanuki Suite, che tra l'altro non è come l'originale Tanuki Suite, perché puoi soltanto planare e utilizzare la coda, mentre nell'originale Tanuki Suite potevi addirittura volare. In 3D Land è stata adottata in un modo troppo esagerato, perché Bowser aveva la coda da Tanuki, e i Goomba tutti avevano la coda da Tanuki. In 3D World tutto è cambiato in versione gatto, però vabbè, c'è chi è piaciuto, a me, sinceramente, no. Questa è la mia rubrica, posso di quello che voglio. Comunque, questa è bellissima. Questa foto è stata scattata a Kyoto. Dalla sede, diciamo, la prima sede di Nintendo, non la primissima, quella lì storica del gioco di carte, no? Dove producevano appunto i giochi di carte, ma quella storica, quella lì cubica, e non l'ultima uscita. Non so se andate a Kyoto e scopritevela. E questo è il loro campo da tennis, perché sì, all'interno del giardino, diciamo, all'interno del giardino della sede c'è proprio un campo da tennis, e qualcuno è andato a qualche piano superiore per fare questa fantastica foto, veramente una foto bellissima, dove formano il 25, tra l'altro. Nel pacchettino dei 25 anni di Zelda fecero la stessa cosa, ma formando una triforza. E qui possiamo vedere che c'è appunto. Aspetta, aspetta, mettiamo a fuoco, mettiamo a fuoco. Ce la fa? Sì, qua c'è Super Mario. E qui in basso. Dov'è? Ecco qua. Qui c'è Miyamoto, vedete? E qui ci sono i vari lavoratori di Nintendo, che hanno deciso di fare questa fantastica foto commemorativa che rimarrà nella storia. Niente, questa qui è, diciamo, la pagina finale del libretto. Che dire? Sì, sarà scontato, sarò scontato, ma la versione migliore per commemorare, diciamo, la saga di Super Mario Bros. È decisamente quella del 25esimo. Guarda, tra 5 anni voglio vedere che cosa faranno per appunto i 40 anni di Super Mario. Sono curioso perché, insomma, sì, ok, l'idea di fare. Vabbè, lasciamo perdere l'amiibo, che per quanto sia carina, comunque non hanno fatto granché, hanno tutto basato su Mario Maker, come ho detto all'inizio. E questa, diciamo, è
il gioco che abbiamo quest'anno. Sono molto curioso. Adesso infatti, che ore sono? Le 15.08, quindi devo essere abbastanza veloce perché tra non molto andremo in live. Anzi, facciamo subito. Prendiamo la Switch. Ecco qui la Switch. Vediamo, anzi, ci mettiamo subito la cartuccia così siamo prontissimi per andare in live. Mi raccomando, su Twitch TV o su Daikazoku. Cosa c'è qui? Animal Crossing. Ma basta, Animal Crossing, basta! No, è perché tutti chiedono continuamente Animal Crossing. L'abbiamo portato, abbiamo fatto tante live, basta Animal Crossing. È tempo di andare avanti, di evolverci e farvi conoscere dei giochi che magari non avete giocato. Partiamo ovviamente da Sunshine, perché Super Mario 64 non solo l'ho giocato tante volte, ma addirittura, per chi non lo sapesse, è stato fatto un remake su Nintendo DS, dove si inizia a giocare da Yoshi praticamente, andate a scoprirvelo. Però comunque Super Mario 64 non è la prima volta che lo vediamo su una console diversa dalla console originale, che è il Nintendo 64. L'abbiamo visto anche su DS. Sunshine invece è la prima volta che va su un'altra console oltre all'originale GameCube. Stessa cosa per Galaxy. Quindi insomma partiamo con Super Mario Galaxy e poi, una volta finito, passeremo... No! Madonna, è tutto speculare! Passeremo a Super Mario Galaxy. Quindi mettiamo la cartuccina. Dai, ce la facciamo. Facciamolo con cautelas. Vediamo. Eccolo qui. Eccolo qua. Dai, metti a fuoco! Eccolo qui. Boh, siamo pronti direi. Siamo pronti, mi raccomando, seguiteci. Seguiteci su Twitch e sui canali social come Instagram, sempre con me o su Daikazoku, e infine sul canale Discord, perché all'interno del canale Discord c'è una sezione dedicata agli annunci che sono praticamente super istantanei. Basta attivare le notifiche, pam, arriva la notifichetta. Questo è, diciamo, il primissimo unboxing del nostro canale. Ce ne saranno sicuramente altri, magari in compagnia, però diciamo, ecco, ci tenevo a farvi vedere tutta questa diciamo collezione personale. Non è lunghissima perché ci sono stati altri, attenzione, ci sono stati altri All Stars, principalmente anche per, se non sbaglio, Nintendo 64, non vorrei dire una cavolata, però diciamo quelli che ho io sono appunto questi tre. Quindi ho iniziato, sì, non ho iniziato prestissimo, però diciamo già 10 anni fa comunque un pensierino io ce l'avevo fatto. Ragazzi, noi ci vediamo in live, in diretta, e alla prossima. Che c'è? Vediamo. Ah, Animal Crossing. Ok. No. Questa la tagliamo.